anomalo sin da come è stato prodotto. Nel senso che noi siamo appunto da 4 anni che lavoriamo da queste parti, abbiamo fatto molti film per le scuole, sia a Rio Negro che a Potenza, mediometraggi costruiti all'interno delle scuole. Questo è un film che travalica questi limiti, nel senso che è nato da una nostra esigenza di indagare le origini di questa gente così particolare che è diciamo, i lucani, diciamo. E abbiamo individuato questa storia, che è la storia dell'immigrazione dei lucani in Belgio, e abbiamo trovato 21 interlocutori istituzionali disposti a finanziare in piccola parte, in piccola, in media che in grande parte, questo film. È stato moltiplicare per 21 quello che noi abitualmente facciamo quando ci facciamo produrre un film con l'intervento dello Stato, per dire, con la differenza che questi 21 interlocutori avevano una forte motivazione di investire in questo film, perché gli abbiamo fatto capire che sarebbe diffusa l'immagine dei loro paesi e del loro popolo. Però avevano un'inesperienza su come si gestiscono e si amministrano questi soldi. Quindi, comunque, questi enti sono appunto gli 11 paesi in cui abbiamo girato il film, da Cerenza, Cancellara, Bella, Ruoti, Satriano, Rapolla, Rio Negro, Oppido, Genzano. Genzano, insomma, sono questi 11 paesi, la provincia di Potenza, la regione Basilicata, il Pittelgal, Vutture Alto Bradano, abbiamo La anche la fiazzata. Fiat-Sata. Questa è una cosa importante, La perché la Fiat è intervenuta fiazzata, finanziariamente in maniera. in un momento molto importante e delicato della post-produzione, l'apporto, il contributo della fiazzata è stato determinante per avere il film così come lo possiamo vedere adesso. Ed è stato un coinvolgimento immediato, Sì. nel senso che appena abbiamo parlato del film, dell'argomento del film, ha detto è questo che ci interessa finanziare, perché voi sapete la Fiat-Sata è arrivata qui come un'astronave, ha portato 11.000 posti di lavoro, questo è indubbio. Però non si è radicata nel territorio e loro hanno bisogno, visto che il nostro film era profondamente radicato nel territorio, avevano bisogno di dare una dimostrazione di partecipazione a un prodotto e un progetto del territorio. È molto importante questa cosa che hanno fatto e, insomma, perché loro hanno detto noi in qualche modo noi industrialmente abbiamo, anche se in minima parte, arginato il fenomeno dell'immigrazione. No, io voglio dire che sono stati fondamentali gli 11 comuni che hanno aderito subito al nostro progetto, che hanno fatto da volano e grazie a loro quindi hanno aderito tutti gli altri partner, diceva Fulvio 21 partner. E poi questa grande mobilitazione di massa che c'è stata dalla gente comune, dai parroci dei vari paesi che hanno messo a disposizione chiese, statue. Devo dire una grande mobilitazione c'è stata, abbiamo avuto tanta solidarietà e tanto amore Una veramente. film commission dalla base. Sì, Sì, dalla bravo, bravo. base, sì. E tieni conto che questo è successo nello stesso modo anche in Belgio, perché noi abbiamo avuto la provincia del Limburg che ha finanziato il film, le ACLI in varia misura, le ACLI sia nazionali del Belgio, che fra l'altro il presidente è Michele Ottati, che è di Satriano, quindi la motivazione forte l'aveva anche lui, e poi tutta la comunità. In questo film sono coinvolte come volontariato 500 persone, quindi è un piccolo colossal in miniatura di memoria condivisa.